Allora, la faccio sia nel caso di una successione di numeri reali sia in uno spazio metrico generale. Perché la faccio in tutti e due i casi? Perché le successioni, non avremo solo le successioni di numeri reali, avremo le successioni di numeri reali, poi avremo le successioni di vettori di Rn, poi avremo le successioni di funzioni e poi potremo avere le successioni anche di altre cose. In qualunque insieme possiamo avere una successione, però la definizione di limite ci viene comoda solo negli spazi metrici, almeno per noi. Si può diciamo dare anche in situazioni più generali gli spazi topologici, ma per noi sarà comodo farlo negli spazi metrici. Quindi già per avere il limite, per dare la definizione di limite, non ci basta un insieme qualunque, per noi spazio metrico. Però spazi metrici, appunto, avremo i numeri reali, i numeri complessi, possiamo avere i vettori di R a K, oppure possiamo avere funzioni o altre cose ancora. Quindi ci deve essere, o diamo una definizione che vale per tutte, ma se diamo una definizione che vale per tutti gli spazi metrici, poi la dovete particolarizzare al caso dei numeri reali. Se diamo una definizione che vale solo per i numeri reali, poi la dovete generalizzare agli spazi metrici. Ora, queste due particolari, operazioni, particolarizzazione e generalizzazione, soprattutto a questa fase, in questa fase, all'inizio, a voi escono un po' male. Quindi io vi faccio sia la definizione nel caso particolare, sia la definizione nel caso generale. Allora, cominciamo con quella nel caso particolare. Sia A con N, d'altro canto gli esempi li abbiamo dati tutti in questo caso, contenuta in N. Contenuta, posso anche dire, perché posso escludere qua? Uguale. Contenuto in R, ecco, questo è un altro piccolo abuso di notazione. Chi è contenuto in R? È la successione della funzione. In realtà è l'insieme dei valori della successione, cioè l'immagine della successione che è contenuto in R. Però, per abitudine, uno quando scrive contenuto uguale. Se non scrive uguale, significa che è contenuto, ma non può essere uguale. Io come piccola osservazione scrivo, quando scrivo una successione di numeri reali posso scrivere così, perché non può il codominio della successione, scusate, l'immagine della successione non può essere uguale a R. Stiamo utilizzando, vediamo un po', n appartiene ai numeri naturali, n appartiene ai numeri naturali, quindi sono numeri suddivisi di R, quindi il codominio ha una cardinalità al nume, abbiamo visto che R ha una cardinalità più grande, il continuo, quindi due insiemi che non hanno la stessa cardinalità non possono essere. Ok, sia A con N è contenuto in N. Si dice che il limite per N che tende a più infinito di A con N è uguale a L appartenente a R, a L numero reale, quindi si dice che il limite della successione A con N è uguale al numero reale L, se e solo se, per definizione, continuo qua sotto, per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un indice ni appartenente a N, ni o nu, seconda se ti piace più dire ni o nu. Abbiamo fatto l'alfabeto greco, quindi non scocciaterò. Tale che se n è maggiore o uguale di ni, allora A con n risulta compreso strettamente tra L e meno n. Quest'ultima disuguaglianza la possiamo scrivere anche così: A con n meno L minore di S. O la scrivo così, o la scrivo così, è la stessa. Allora, prima di trasportare questa definizione nel caso generale di spazi metrici, cerchiamo di capire che dice questo è L,
Io fisso un intorno di L di raggio epsilon, cioè un intervallo aperto di semiampiezza epsilon, di centro L. Quindi vado da L meno epsilon a L. Allora, cosa succede? Vado poi a scrivere, diciamo, a rappresentare sulla retta reale gli elementi della successione. A con 0, A con 1, A con 2, A con 3, A con 4, fino magari A con 5. Quindi i primi elementi della successione quali? Fino a che non arriva a ni. Esiste un ni. Prima di ni, gli elementi della successione cosa fanno? Quello che gli va. Possono stare dentro l'intervallo o fuori dell'intervallo. Però, che succede? A con ni, A con ni più 1, A con ni più 2. Cioè, da ni in poi, devono stare tutti dentro l'intervallo. Se continuo adesso, i primi possono stare fuori, possono anche essere un milione quelli che stanno fuori, se ne è uguale a un milione, possono anche essere un miliardo, mille miliardi, quello che è. Ma quando arriva ni, dall'indice ni in poi, devono stare tutti quanti qua dentro. Da ni in poi, A con n deve stare tra L meno epsilon. Quindi questa è la definizione di linea di successione. Chiaro? Ok. Adesso cerchiamo di capire perché questo cattura l'idea che io mi sto avvicinando a L. Lo cattura grazie a questo valore posizionale, cioè prima fissi L. Allora, vedete, questo non si sta avvicinando. E poi ci sono successioni più complicate di quelle che ho scritto prima, che hanno comportamenti, diciamo, non esattamente come quelli di prima. Quindi vedete, io posso esserci capitato dalle parti di L, anche molto, anche A con 5 stava dalle parti di L. Poi A con ni, vedete, era abbastanza vicino a L, ma A con ni più 1 era più vicino a L, ma A con ni più 2 era di nuovo un po' lontano da L, come A con ni. È possibile? Sì, questo non lo dice la definizione. Dice solo che da con ni in poi, dall'indice ni in poi, devono stare tutti dentro questo. Allora, praticamente, tu, innanzitutto, prima cosa da osservare, da chi dipende ni? Per ogni epsilon esiste un ni. Qua dovete immaginare come, come fossero due persone, una che gioca e che fissa epsilon, e l'altra che deve trovare ni. Quindi? Da epsilon. Vi ricordate? Il discorso della, del lupo e dell'agnello. Che il lupo che beveva a monte e diceva che l'agnello gli aveva inquinato l'acqua che lui beveva a valle. Dice, ma come faccio a averti inquinato l'acqua io che bevo giù, a te che bevi su? Però poi il lupo se lo mangiò lo stesso perché era forte. Insomma, il lupo andava trovando una scusa per mangiarselo. Però, quindi io non posso fare, per esempio, se avessi messo questo per ogni epsilon dopo, ni non poteva dipendere da epsilon. Lo dovevo fissare prima. E quindi come faccio a sapere chi è epsilon? Come faccio a fissare in base a epsilon? Qua no, qua mi posso regolare. Fisso epsilon, scelgo ni. Scelgo ni in base a epsilon. Quindi uno mi dice, guarda, se è proprio vero che questa successione si deve avvicinare, mettiamo che L sia 1, si deve avvicinare a 1, questa deve stare da 0,99 e 1,01. Allora, ha fissato epsilon uguale 0,01. Allora, a questo punto io faccio vedere, i primi elementi non mi interessano, vi faccio vedere che da un milione in poi tutti gli elementi della successione che hanno indice superiore o maggiore o uguale di 1 milione stanno tra 0,99 e 1,01.
Ah, dice, beh, non mi basta. Facciamo 0999 e 1.001, che non sono 1, perché sono solo 39 e solo 3201. E vabbè, questo si mette a faticare, prova a scoprire che quando n è uguale a 1 miliardo, la successione da 1 miliardo in poi, dall'inizio 1 miliardo in poi, è stata 0999 e 1001. E così via, fanno questo gioco, ogni volta vince sempre questo. Questo fissa epsilon e questo trova ni, questo fissa epsilon e questo trova ni, questo fissa epsilon e questo trova ni. Alla fine, quello la sorrende e dice, vabbè, c'è ragione, com'è già uno. Chiaro? Quindi, se per ogni epsilon esiste ni, tale che da un certo punto in poi la successione è compresa da L meno epsilon ed L più epsilon, allora si dice che il linea della successione fa L. Si dice anche la successione converge a L. Allora, siccome la frase per ogni esiste ni tale che per ogni n maggiore o uguale ni, qua potremmo scrivere n maggiore o uguale di ni implica, oppure potremmo scrivere per ogni n maggiore o uguale di ni vale questo. Qua non ce l'abbiamo messo il per ogni perché abbiamo messo il segno di implicazione, se no mettiamo per ogni vale la seconda. Questa frase qui, questo pezzo di frase, si può dire anche con una locuzione in italiano o in un'altra lingua. In italiano si dice da un certo punto in poi, da quando? Da ni in poi, da un certo indice in poi, da un certo punto in poi. Si dice anche definitivamente. Questa qui si indica definitivamente o da un certo punto in poi. Che cosa significa definitivamente o da un certo punto in poi? Tranne un numero finito di indici. Allora, voi avete n che sono infiniti indici. Ne avete un numero finito per cui la cosa può non essere vera fino a ni e poi un altro numero, cioè tranne il numero finito per cui la cosa è vera. Allora, vediamo se avete capito. Posso dire che se un'affermazione su n è vera per infiniti indici è vera definitivamente? Allora, mettiamo così. Posso dire che se è vera per un numero finito di indici è vera definitivamente? Ah, no. No. Posso dire che se è vera per un numero infinito di indici è vera definitivamente? Sì. Ecco. Io prima non avevo raccolto sufficienti pesci nella rete. No. Definitivamente non significa per infiniti indici. Per esempio, in n ci sono gli indici pari e gli indici dispari. Sono infiniti tutti e due? Sì, i numeri pari, i numeri dispari sono infiniti. Se però questa fosse vera solo per i numeri dispari, potrei dire che è vera da ni in poi? Per esempio, a meno 1 alla n è definitivamente uguale a 1? No. No, perché quella è meno 1, 1, meno 1, 1, meno 1, 1. È per infiniti indici uguale a 1? Certo, ogni volta che n è pari fa 1. È per infiniti indici uguale a meno 1? Certo. Ogni volta che è dispari, che n è dispari vale meno. Quindi attenzione, definitivamente significa tranne il numero finito di indici da un certo punto in poi, da un certo indice in poi, definitivamente, ma non significa per infiniti indici, è più forte che per infiniti indici. Dice quelli per cui non è vera sono un numero finito. È diverso. Perché, per esempio, se avessi un'affermazione valida solo per i dispari e non per i pari, è falsa per i pari, allora quella sarebbe vera per infiniti indici, falsa per infiniti indici, non sarebbe vera definitivamente, non sarebbe falsa definitivamente. Chiaro? Ok. Va bene. Quindi questa è la definizione. Adesso vediamo un po' se qualcuno mi ha una più di quasi 25 minuti. Allora,
Ok, adesso ho linee di successione di spazi membri. Stavolta ho una successione contenuta in X. XD è uno spazio membri. Ok? Si dice che il limite per n che tende a più infinito diagonale n, stavolta lo scriviamo uguale a x perché vogliamo sottolineare il fatto che è un elemento di x grado, oppure diagonale n per n che tende a più infinito converge a x, anche qua se potevamo scrivere a con n per n che tende a più infinito è un modo alternativo di scrivere, converge a L. Se solo se per definizione, vediamo un po' che devo scrivere, vediamo un po' se ci arrivate da solo. Devo rispettare la stessa struttura di là, eh? Per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un ni appartenente a n tale che se n è maggiore o uguale di ni, che deve succedere? Ecco, dovete capire questa condizione, come si scrivono in uno spazio metrico in generale. Che c'è scritto là? Che la distanza di a con n da x è minore di epsilon, oppure che x, scusate, che a con n appartiene alla sfera di centro x. Qualcuno se ne accorta, no? A con n questa chi è? La sfera di centro L di raggio x. Quindi semplicemente dobbiamo mettere questo per dare una definizione coerente col caso di B. Oppure diamo questa in generale e diamo questa in particolare. Oh. Adesso che cosa succede qua? Adesso succede che dobbiamo cominciare a usare questa definizione. Ok. Allora, cominciamo a vedere. Primo problema: le successioni ce l'avranno il limite o no? Tutte? No. O qualcuna sì e qualcuna no? Qualcuna sì e qualcuna no. L'impressione che abbiamo ricavato dagli esempi che abbiamo dato prima è che qualcuna ce l'avesse e qualcuna no. Poi possono avere più di un limite? Allora, qua chi ha fatto lo scientifico ha risposto se esiste uno. Chi ha fatto lo scientifico ha detto sì. Qualcuno che ha fatto lo scientifico. Allora, è vero, il limite non ce ne può stare più di uno come limite, però non aveva del tutto torto chi ha detto che può avere più di un limite, nel senso che poi vedremo concetti un po' più raffinati, il massimo limite, il minimo limite, cioè un punto di limite, e quindi quelli possono essere più di uno. Però effettivamente, per come abbiamo dato la definizione noi, il limite, se esiste, è unico. Quindi quanti limiti ci può avere una successione? O 0 o 1, o non ce l'ha o ce n'ha uno. Chiaro? Questa è la situazione. E questo come si fa? Si dimostra con il teorema. Unicità del limite. Oh.
E allora che si deve fare? Si deve fare un teoremino che poi alla fine è una riga, sfruttando la definizione. Prima bisogna annunciarlo per il teorema. Cosa dice questo teorema? Dice, cominciamo nel caso, facciamo nel caso particolare, poi lo rifacciamo nel caso generale. Sia A con n una successione di numeri reali. Sia inoltre, io cosa voglio dimostrare? Voglio dimostrare che una successione non può avere più di un limite. Allora, che devo dire? L1 uguale L2. Allora, L1 uguale L2. Quindi io sto supponendo, per ipotesi, che il limite di A con N faccia L1, il limite di A con N faccia L2, vabbè, numeri reali. Allora, L1 e L2 devono essere uguali. Attenzione, avete notato un cambio di notazione? Sì, la N è un po' limite. Che cosa non ci ho messo? La I che tende a più infinito. Allora, vedremo che quando usiamo la N solo per i numeri naturali, N tende per forza a infinito. Quando faremo anche la definizione di limiti infiniti. Quindi dire per n che tende a più infinito è in qualche modo superfluo e quindi giusto. Non c'è bisogno di scrivere. N solo il video. Allora, dimostrazione. Per assurdo. Per assurdo che? L1 sia diverso da L2. Allora, fissiamo un epsilon maggiore di 0. Quindi L2 meno L1 in valore assoluto è maggiore di 0. Questo e questi sono equivalenti. Prendiamo epsilon, sia epsilon uguale, chi è questo? La distanza tra L1 e L2 sia epsilon uguale L1 meno L2 in valore assoluto terzi. Adesso dico, ma epsilon è, cioè, è stato preso casualmente? No, casualmente no, perché se non ci scrivo quella cosa, non ci scrivevo quella cosa lì. Per far funzionare un ragionamento che cosa mi permette di scegliere epsilon? Qua c'è scritto per ogni epsilon, lo scelgo io, stiamo a fare quel gioco, io scelgo epsilon e tu trovi ni. Ah, tu dici che L1 è diverso dalle due. Ah, sei sicuro proprio che il limite fra L1 e fa pure L2. Ah, allora io ti scelgo epsilon uguale a questo e vediamo che succede. Ok, si aspetti un attimo, vedrai perché. Allora, ora ti faccio vedere io che succede. Usiamo la definizione che il limite fa L1, quindi deve esistere un indice n con 1 tale che se n è più grande di n con 1, allora A con n meno diciamo A con n è compreso tra L1 meno epsilon e L1 più epsilon. Oppure A con n meno L1 è minore di epsilon. Questa è la definizione, no, quello che abbiamo detto prima, questa è la definizione di limite. Ok? Poi deve esistere un altro indice n con 2 tale che se n è maggiore o uguale di n con 2, allora A con n deve stare tra L2 meno epsilon ed L2 più epsilon, ovvero sia A con n meno L2 pure lui deve essere minore di epsilon. Ok?
Adesso continuo qua sopra, tanto poi vi abbasso la... prendo ni uguale al massimo tra ni con 1 e ni con 2, poi prendo n maggiore o uguale di ni. Allora diciamo, supponiamo che ni con 1 era 1000 e ni con 2 era 3000. Da 1000 in poi vale questa, da 3000 in poi vale questa. Che ni prendo? 3000, perché così varranno tutte e due. Quindi per n maggiore o uguale di ni adesso posso usare sia questa disuguaglianza sia questa disuguaglianza. Allora guardate, io ottengo la seguente disuguaglianza: L2 meno L1 è uguale a L2 meno A con N più A con N meno L1. Ho sottratto e aggiunto A con N. Poi adesso uso la disuguaglianza triangolare, minore uguale di L2 meno A con N più A con N meno L1, che è minore di 2 epsilon, perché se valgono queste due disuguaglianze, il primo è minore di epsilon e il secondo pure è minore di epsilon, sta scritto al contrario ma è quello assoluto sempre lo stesso epsilon. Però questo 2 epsilon è minore di 3 epsilon, che è uguale 3 epsilon, chi era? Era L1 meno L1. Quindi vedete che io ho ottenuto una catena di qua è uguale, minore, minore, e alla fine c'è lo stesso numero che all'inizio. Sono tutti numeri così? Può un numero positivo essere minore di se stesso? No. E quindi ho ottenuto un assurdo. Ora, questa cosa che sembra funzionare allora, questa è la dimostrazione più precisa, più formale. Questa cosa che sembra funzionare per qualche magia non è una magia, perché se io vado a fare un disegnino, qui c'era L1, qui c'era L2 e questa qua c'era la distanza. La distanza l'ho posta pari a 3 epsilon, cioè nel senso prendo epsilon un terzo della distanza. Beh, allora lo vedi che gli intervalli non si intersecano, no? Se prendo un terzo di questo è un mezzo, quindi un terzo e ci rimane qua in mezzo un altro terzo. Quindi i due intervalli non si intersecano. Allora, per n maggiore o uguale di ni, A con n dovrebbe stare qui e dovrebbe stare pure qui. Come fa a stare in due intervalli di disgiunti che hanno intersezione vuota? È impossibile. Dovendo appartenere a entrambi, dovrebbe appartenere a intersezione, quindi dovrebbe appartenere a insieme vuoto. Quello è quello, diciamo, questo è quello che abbiamo dimostrato con quest'ultima ricerca. Quindi abbiamo trovato un assurdo. Da dove è nato l'assurdo? Dall'aver ipotizzato L1 diverso da L2. Oh, vediamo un po'. Teorema di unicità del limite, caso generale. Allora, cerchiamo di fare questo teorema nel caso generale facendo soltanto delle correzioni sulla lavagna. A con n stavolta sarà in x. Voi li scrivete tutto, non provate a fare cancellature su quello. X con 1 che sta in x, x con 2 che è un altro elemento di x. Allora x con 1 è uguale a x con 2. Allora supponiamo x con 1 diverso da x con 2, che ci devo scrivere qua? Chi sarà diverso da 0? Maggiore di 0.
Quale meno? Io che ne so se è uno spazio col meno. Io detto, gli spazi medici, il meno e il più non può non esserci. Non deve essere forza un anello, un gamma, un gruppo rispetto all'addizione. Non deve essere forza. Potrebbe anche essere lo spazio delle città. Come fa Milano più Torino? Milano meno Torino. Chi è diverso da zero? La distanza, se vi ricordate, la distanza, tra le proprietà della distanza abbiamo messo che era uguale a 0 se e solo se i punti coincidono. Allora, qua che devo dire? Qua che devo dire? Applico la definizione nel caso generale. Scusate, epsilon anche qua. Adesso, come funziona l'ultima riga del ragionamento? L'ultima riga funziona così. La distanza tra x con 1 e x con 2 è uguale, è minore o uguale della distanza di x con 1 da a con n più la distanza tra a con n e x con 1. Disuguaglianza triangolo. Ora, se n è più grande di n, posso usare ambedue queste. Ah, scusate, questa era x con 1. Posso usare ambedue queste affermazioni. Ma queste affermazioni mi dicono che la prima distanza è minore di epsilon, la seconda invece pure, quindi il totale fa 2 epsilon, che è minore di 3 epsilon, che è uguale alla distanza di x. E come vedete, è esattamente la stessa cosa di prima. Cioè la distanza tra x con 1 e x con 2 che è positiva, è un numero positivo, è minore di se stesso. Chiaro? E quindi non è possibile. Va bene? È strettamente aumentato. Qua il tutto, se la distanza diciamo invece è 0, il tutto non porta a nessun assurdo, perché i vari minori non sono minori, sono tutti minori uguali, e quando è 0 uguale a 0, diciamo questa è, in generale questo non è 0, però non sarebbe poi vero che io possa scegliere epsilon uguale a questo, perché questo è uguale a 0 e questo lo devo scegliere maggiore di 0, quindi non potrei partire proprio. Quindi diciamo siamo giunti all'assurdo. L'assurdo è dipeso dal fatto che abbiamo preso x con 1 diverso da x con 2. Quindi se una successione ha due limiti, questi due limiti sono uguali, quindi in realtà può avere al più un solo limite. Quindi teorema di unicità. Ok, andiamo un po', ci stanno 5 minuti. Se volete poi ce ne andiamo più tardi, dopo. Meglio oppure allora, no.
In 5 minuti riusciamo a fare 3 alla permanenza del segno. Allora, supponiamo di avere una successione a con n di numeri reali e supponiamo che il limite di a con n sia uguale a l, numero reale positivo. Allora esiste ni tale che se n è maggiore o uguale di ni, cioè definitivamente la successione è pure lei maggiore di n. Quindi se una successione ha limite positivo, allora da un certo punto in poi deve essere positiva. La dimostrazione di questo fatto è banale, una riga. Prendo epsilon uguale a l mezzi, che è positivo. Allora, esiste un indice ni tale che se n è maggiore o uguale di ni, la mia successione sarà compresa tra l meno epsilon, che fa l mezzi, l meno l mezzi fa l mezzi, che è positivo, e 3 l mezzi, diciamo l più epsilon uguale 3 mezzi L. Questa può anche non interessare, quello che mi interessa è questa, la con n maggiore di 0, fine della dimostrazione, che è quello che volevo dimostrare. Domanda: come si scrive questa cosa nel caso degli spazi metrici in generale? Risposta: non si scrive. Qualcuno insomma ha cominciato a capire come. Perché qua non sto usando un fatto generale di spazi metrici maggiore di, che vuol dire che è un campo ordinato, e R è un campo ordinato, quello non so manco se è un campo, è chiaro? Su uno spazio metrico questa cosa non la posso scrivere. In molti casi invece avrò una relazione, cioè un campo ordinato. Bene, ho finito. Per me la permanenza è semplice, seconda versione. Dai, è un minuto, se mi fate parlare è un minuto. Permanenza del segno, seconda versione. Prendiamo una successione A con n contenuta in R, A con n maggiore, minore o uguale di 0 per ogni n. Andiamo a fare il limite di A con n. Supponiamo che sia uguale a L, quindi ipotizziamo che ci sia un limite. Adesso facciamo la tesi. Allora, com'è L? Minore o uguale a 0. Perché? Stavo a scrivere direttamente che l'abbiamo dimostrato, no? La dimostrazione è mezzo rigo. Se fosse maggiore di 0, per il teorema nella versione precedente, addirittura definitivamente gli elementi dovrebbero essere positivi, mentre questi invece sono definitivamente negativi. Addirittura qua potremmo supporre che invece di dire che sono sempre negativi o definitivamente negativi, basterebbe anche solo definitivamente negativi, ci basterebbe dire come ipotesi che non siano definitivamente positivi. Se non sono definitivamente positivi, allora non posso stare in quella situazione. Quindi se c'è il limite deve essere meno positivo. Dimmi, se L maggiore di 0, esiste ni
tale che se n è maggiore o uguale di n, a con n maggiore di 0. Assoluto. Fine di dimostrazione. Se n maggiore, n maggiore di 0 esiste n, tale che se n maggiore o uguale di n, allora a con n maggiore di 0. Questa è diretta applicazione del teorema della permanenza del segno prima versione. Ora, chiaramente a con n non può essere contemporaneamente minore o uguale di 0 e maggiore di 0. Quindi è attenzione, quando fate il limite di una roba positiva il segno si può perdere, nel senso che può venire 0. Anche il limite della successione negativa può fare 0, ad esempio 1 su n tende a 0, meno 1 su n tende a 0, tenderà a 0. Ci vediamo tra un'ora.